Noi abbiamo ritenuto importante che al tavolo ci fosse anche diciamo, rappresentata una persona che lavora concretamente alla produzione degli strumenti, perché noi fin qui abbiamo parlato di contenuti, ma ancora forse senza interrogarci pienamente anche su quello che è, come dire, la costruzione, l'ecosistema tecnologico che permette di utilizzare questi contenuti e che non è solo tecnologico, cioè non è solo una questione di tecnologia. Certe scelte, come la scelta delle piattaforme, del meccanismo per farle parlare, sono scelte che sono estremamente importanti per capire poi dopo concretamente queste cose come vengono usate. Francesco Leonetti lavora da molto tempo allo sviluppo di strumenti di questo genere, recentemente ha lavorato in rete allo sviluppo di uno strumento per la pubblicazione di ebook in formato EPUB 3, che è lo standard, ne parleremo nel pomeriggio, e che è mirato proprio all'uso in ambito scolastico, e gli lascerei la parola, vado a fare il suo mouse. Farà da wireless mouse. Ok, grazie. Innanzitutto vi devo dire che non è che mi senta molto a mio agio oggi, che dovrei parlarvi delle tecniche di costruzione dei libri digitali, e guardate cosa ci hanno messo dietro qui. Cioè, nella mia fantasia questi libri incombono, mi lanciano occhiatacce, sembra che mi sbeffeggino, no? Dicendo, ah, libri digitali, dai, faccio sognare. Sì, perché in realtà, insomma, la rotta del digitale, della scuola digitale, si sta segnando, è segnata, direi, però è necessario anche scendere un po' in sala macchine e rendersi conto di quello che serve per farla muovere questa barca, no? E non rischiare invece di naufragare, non abbiamo bisogno di ulteriori naufragi, e quindi dobbiamo fare i conti anche con lo standard e lo stato dell'arte tecnico, no? Con cui poter poi implementare, applicare tutte queste belle idee, direi in buona parte condivisibili, ma anche abbastanza comuni. E come renderle, mettere in pratica? Beh, dobbiamo cercare di definire un po', mi perdonerete, però appunto io rappresento la sala macchine, quindi sentirete un po' odore di benzina, di grasso, in termini di acronimi, sigle, robe tecniche, di cui però bisogna parlare, altrimenti appunto non si muove. I formati di questi oggetti digitali, quali dovrebbero essere? Anzi, io non voglio più usare il condizionale, perché nell'allegato tecnico al decreto qualcuno ha sollevato l'obiezione, troppi condizionali, no? Invece adesso voglio essere più assertivo, però magari sottointendiamo, trattabili. Cioè, quali devono essere i formati? Io dirò EPUB, parentesi, trattabile. Oggi è EPUB. Ma prima di parlare del formato tecnico, condividiamo almeno dei requisiti un po' qualitativi di questi oggetti digitali. Devono essere tecnicamente aperti, cioè deve essere possibile estenderli, integrarli. Devono essere portabili. Portabile significa io quell'oggetto posso guardarlo indipendentemente dal dispositivo. Prima l'esempio di Giuliano di ebook, mi sembra che sia fatto con iBooks Author. Però ecco, iBooks Author non va bene, perché produce oggetti che funzionano solo su iPad, quindi non è portabile. E un'altra cosa, devono essere responsive, cioè devono essere capaci di adattarsi, mantenendo la stessa efficacia comunicativa funzionale ai diversi schermi, proprio per dare possibilità a tutti di dotarsi di un proprio dispositivo e non di quel dispositivo con quella risoluzione di schermo. Quindi ogni dispositivo, che come minimo deve poter far girare questi oggetti, ovviamente, deve far sì che, insomma, l'oggetto deve essere in grado di adattarsi. Anche lì, gli ebook al layout fisso, proprio per essere proprio pratici, non vanno bene. Gli ebook al layout fisso sono come i PDF, costringono a fare questa operazione, spostamento, zoom, rizoom, eccetera, che insomma, alla lunga uno non può mettersi a studiare i libri in questo modo, no? Perché esclama, ridateci la carta, no? L'operazione libro digitale, io direi che un criterio per valutare se ha funzionato è che nessuno abbia esclamato ridatemi il libro di carta. Quello decreterebbe il fallimento di tutte le operazioni al di là delle cose che noi possiamo teorizzare. E deve essere accessibile, abbiamo detto n volte, non dobbiamo trascurare questo requisito che è fondamentale. Sul fronte tecnico, i contenuti possono presentarsi in forma di oggetti web, e qui
gli standard devono essere HTML, CSS, HTML5, CSS, JavaScript, perché rispondono ai quei requisiti qualitativi che ho citato poco fa. Non c'è altra tecnologia che risolve pienamente a questi requisiti. Qui non si discute. E-book, EPUB, basta. Trattabili, però per il momento è EPUB. Allo stato dell'arte attuale, il formato tecnico che meglio di altri risponde a quei requisiti qualitativi è EPUB. Sul fronte invece delle piattaforme, cioè le applicazioni web online che consentono di accedere a questi contenuti, di lavorarci, lavorarci anche in un contesto funzionale, prendere note, condividere note, discutere con altri, socializzare anche l'esperienza di studio. Questa cosa qui la chiamiamo piattaforma, nel gergo, è di fatto un'applicazione web che sta online. Questo online viene chiamato appunto cloud, suggestivamente. E queste piattaforme, insomma, che costellano il cielo di internet, queste nuvolette, che ne so, la nostra Lisa che deve studiare matematica si collega alla piattaforma dell'editore Pinco, poi per studiare storia oggi cambia piattaforma e si collega, scarica i libri e agisce su quell'altra piattaforma, va poi su un'altra nuvoletta se deve studiare, che ne so, inglese e così via. Ovviamente non va bene. Questa cosa qui non è che vada tanto bene. Cioè, questa nostra Lisa che deve spostarsi continuamente per andare a accedere ai contenuti della propria disciplina, non solo, ma queste nuvolette sono ecosistemi chiusi, non si parlano tra di loro e nessuno sa cosa ha fatto Lisa dall'altra parte. Lisa sarebbe la nostra Lisa Simpson, eh? Questa cosa qui, c'è un problema. Un modo per risolvere questo problema è, ad esempio, fare un mega nuvolone. L'idea della piattaforma unica del Ministero, che io mi sento sommessamente di scoraggiare, perché è un film che abbiamo visto e in altre occasioni non ha funzionato. Questo richiederebbe, insomma, un'operazione piuttosto elefantiaca, no? Faraonica. Costa tempo, costa soldi, e c'è il rischio che appena va in onda è già obsoleta, perché nel frattempo ci sono tecnologie un pochetto più, no? Per cui sarebbe meglio evitare, ed è anche bene lasciare che ogni attore, ogni editore o organizzazione che propone contenuti con la propria piattaforma abbia la propria piattaforma proprio per poterla arricchire di funzionalità, anche per favorire la sana competizione tra queste. Però facciamole parlare. Farle parlare significa anche condividere una serie di funzioni che queste piattaforme devono o erogano tipicamente: agenda, calendario, bacheche, forum di discussione, registro elettronico, ecco. E quindi queste piattaforme non sono solo scaffali da cui scaricare libri, ma sono ambienti in cui si svolgono anche funzioni, diciamo, più legate all'apprendimento. E questi sistemi, tra l'altro, sono pensati non solo per lo studente, ma anche per il genitore, dove potete entrare lì dentro, e il docente, ovviamente. Ok? Quindi se è necessario, così come abbiamo proposto alcuni formati standard per i contenuti, è necessario definire e condividere protocolli standard per il dialogo tra i contenitori, diciamo così, tra le nuvole. Resto ancora un attimo sul contenuto. L'esperienza dello studente nei confronti del contenuto si attua. No, vai pure a quella slide. Grazie, Gino. Quella slide è quella della successiva. Lo studente di base. Aspetta, però. Il mio mouse va. C'è un'interferenza sul wireless. Lo studente studia, ma non necessariamente, poi dipende anche dalle metodologie, su un libro di testo di riferimento, che è il libro può essere digitale, cartaceo, okay, ma nella fattispecie è un libro di testo digitale che è fornito dalla industria editoriale lì iconizzata. La quale industria editoriale, ovviamente, non ci stiamo
Ecco, non ci stiamo riferendo ai big, necessariamente ai big, ma in generale a tutti coloro che si prendono la briga di definire, selezionare dei contenuti, organizzarli e dire bene, questo è il mio libro di testo o il contenuto didattico consigliato, non, tu insegnante non perdeci tempo, ho già fatto io questo lavoro, se te ne vuoi avvalere eccolo qua. Ovviamente però deve essere in grado di integrarsi, no? L'apertura di cui dicevo prima, con materiali che possono essere anche liberamente, no? Disponibili in rete. Questa integrazione la può decidere anche l'industria editoriale, se vuole. Possono essere forniti ulteriori contenuti che devono potersi incastrare, elaborati anche dal docente, volendo, no? Quindi il libro deve essere fatto, e da qui l'apertura e i formati standard condivisi, deve essere fatto in modo da favorire questo tipo di integrazione, no? Che completa l'esperienza di studio. Ma non è da trascurare, questa è una cosa che solo con il digitale si può fare e non con il cartaceo, non devono essere perduti i vissuti del libro di testo, cioè le azioni che fanno gli studenti quando studiano, le annotazioni, le sottolineature, le discussioni che vengono suscitate, è un vissuto che il cocartaceo si è sempre perso, insomma, no? Salvo con il passaggio di mano dei libri usati, uno si ritrova le annotazioni dello studente dell'anno precedente, o messaggi d'amore, che... Finita? È finita. Queste annotazioni vanno conservate e quindi è necessario anche condividere un protocollo, uno standard per tenere traccia di queste cose qui. Bene, e finisco con elencare i protocolli. HTML5, CSS, EPUB, Learning Tools Interoperability, LTI, che in particolare si presta molto bene a far dialogare piattaforme diverse. SCORM, o la sua evoluzione TinCAN, QTI, che è uno standard per la rappresentazione e l'interoperazione delle verifiche, WSDL, vi avevo detto che sentirete un po' di odori e di benzina, Annotea, che è il protocollo usato, utilizzabile per condividere le annotazioni. Ora, un possibile approccio operativo alla questione. Bene, facciamo una ricognizione allo stato dell'arte. Quindi non reinventiamoci la ruota o l'acqua calda, vediamo cosa stanno facendo e che ha funzionato bene altrove, ma anche qui. Diciamo prima, tutti gli editori ormai hanno messo in piedi, hanno investito molto per mettere in piedi sistemi di questo tipo, editori, ma anche iniziative pubbliche. Guardiamo, vediamo che è successo, che funzionano, non funzionano, allo scopo di elaborare, condividere delle buone pratiche, che ci consente di definire, decidere una volta per tutte questi standard e avere così a disposizione un framework utilizzabile da chiunque vorrà ora o in futuro fornire un proprio contributo in questo settore. Cioè, vuoi fare libri digitali? Bene, devi adeguarti a questi standard, perché in questo modo noi garantiamo qualità e accessibilità al tutto stesso. Chi vuole può vedere questo mio intervento qui, a quell'indirizzo. C'è il QR code, potete fare una foto e vi ringrazio. Grazie Francesco, beh direi il compito del panel che ci era stato affidato era un pochino quello di presentare posizioni, potremo proseguire a discuterne tra un momento.